Se sai far bene la spesa, il miglior ristorante del mondo è casa tua. La cucina di un bistrò. Tre giurati dai palati molto esigenti. Due cuochi appassionati per una sfida infuocata. Quattro prove. Manualità, abilità, creatività, presentazione. E a condire il tutto, la nuova promessa della cucina italiana, Simone Ruggiati. Tutto questo è Cuochi e Fiamme. Benvenuti a Cuochi e Fiamme, la trasmissione dove si cucina, ci si diverte e si giudica. E questa è la mia giuria, Fiammetta Fadda, giornalista enogastronomica. Riccardo Rossi, attore. Chiara Masi, blogger culinaria. Tre caratteri diversi, tre modi diversi di vedere la cucina. E qua abbiamo due belle signorine. Abbiamo Elena, da Crema, provincia di Cremona. Perfetto. Sei brava a fare i dolci, immagino. E Laura, da Brescia, sposata con due figli. Femmine? Due femmine. Allora, prima di iniziare a cucinare realmente, avere dei punti alla nostra giuria, dovete affrontare una piccola prova che di punti non ve ne dà, però impegnatevi perché chi vince poi potrà scegliere l'ingrediente principale della prova successiva. È una prova di manualità. Un raviolo, che sia stellina, cuoricino, rotondo, è identico, deve essere fatto bene. È una prova di manualità, potete farne anche soltanto uno, avete 3 minuti di tempo e di fronte a voi tutti gli ingredienti e gli attrezzi per confezionarlo bene. Cara la mia professoressa, siete pronte? 3 minuti, via! Vi lascio lavorare, impastare e stendere. Ricordatevi che è manualità, quindi anche soltanto uno, vi ripeto, però fatto molto bene, chiuso, sigillato. Okay, come se fosse il raviolo perfetto. Io vi do un consiglio non tanto su come farli, ma visto che la pasta all'uovo fatta a casa è un po' sporca in farina, mettetevi un giorno lì, in 2 ore vi confezionate un bel po' di ravioli, anche di diverse forme o ripieni, e poi li mettete tutti su un vassoio, spolverati con la farina di grano duro rimacinato, semolino per intendersi. Li fate congelare con una pellicola sopra, in modo che non formi cristalli di ghiaccio, e quando sono belli duri li potete mettere tutti in sacchettini diversi e si cuociono direttamente da surgelati. Ravioli pronti a casa. Allora, cara la mia professoressa, è sempre stato il mio sogno interrogare una professoressa. Anche il mio. Anche il tuo? Sì. Faccio parlare con i miei genitori, sono due professori. Fai un raviolo, un tortello? Io volevo fare un tortello, ma faccio un raviolo. Puoi ancora scegliere, eh? No. Bene, piace? Non sono io che giudico, fortunatamente. Avete 1 minuto e mezzo ancora, potete farne altri. Proviamo. 2 tagliatelle, 2 spaghetti alla chitarra. Però se vuoi, anzi guarda, questo mi sembra fatto benino. Quindi... Proviamo a farne un altro. No, dimmi una cosa. Ci sei di là? Sì. Vabbè, fai 2 tortellini se vuoi. Hai già finito anche tu, allora basta. Basta. Mangialo dopo. Non hanno fatto uguale. Ah, per mettermi in difficoltà li hanno fatti identici. Infatti, praticamente. Ciao, si vede fatti allora, da qui. Elena, Laura, Crema, Brescia, non ripieno Crema, Erika. Guardiamolo da tutti i lati. A sto punto, lì sì. È un pochino più. Così, meglio questo. Questo sì. Ha il cosino dappertutto. Vedete che questo. Vi aiuto, eh? No, questo è il migliore. Che ha tutti i denti. Bene, nell'acqua salata ci va il raviolo di Elena. Allora, scegli fra pasta e patate o hamburger? Hamburger. Ti sei giocata l'amicizia con Riccardo Rossi. Vabbè. È l'hamburger, l'ingrediente della prova di abilità. Un hamburger, un piatto da fast food che in realtà potrebbe diventare un po' qualsiasi cosa, perché voi potete ricettarlo, elaborarlo, renderlo più personale possibile, lasciando la struttura dell'hamburger. Vi do 30 secondi di tempo per entrare in dispensa, fare tutta la spesa e riuscire. Non vi scordate niente. È un fast food e anche un fast spesa. Okay. Via! Tempo, 30 secondi. E vi lascio prendere tutte le vostre cosine.
facciamo l'hamburger perfetto, secondo me. Prendete 600 grammi di buon macinato magro di manzo, oppure vi fate macinare uno scamone. Pane da hamburger, pomodoro verde, confettura di pomodori verdi, lattuga o iceberg, un pochino di ketchup, meglio se di quello fatto artigianalmente, e un pizzico di senape. Stop al tempo! Stop al tempo! Tabasco. Poi abbiamo zucchine e carote, questo cos'è? Salsa Worcester. Ce l'ho qua, anch'io. Piccante di tabasco con la senape. 10 minuti di tempo per fare un hamburger come si deve. Via! Ricordo che l'ascette al triplo burro, un grande piatto, come l'assaggio, quel pezzettino, ovviamente lo conosce bene, fai così col solito, mandi giù così e sei l'uomo più felice leggero del mondo. Leggero anche, nel sì, burro leggero. Beh certo, poi mezzo chilo di pane, fai così, poi contali e dici e te ne vai. Ma è già montato a panino o è proprio la... No, è solo l'ascette, il carne, l'hamburger così. Come diceva mia mamma, la chiamava la Svizzera. La Svizzera, che infatti... Da cosa deriva la Svizzera, lo sai, Fiammetta? No. Il nome, nemmeno io, me lo sono sempre chiesto. C'era un macellaio svizzero, si chiamava Annibale. Che... Classico nome svizzero, Annibale. No, era bella precisa, ma bella precisa. Ammazza, è precisa, è svizzera questa. Sì, perché c'era allora, velocemente, fammi una svizzera! È sempre tutto per crasi, per elisione. Capito che velocemente i nomi, è così. Svizzere... Svizzere scomputerizzate. No, un po' retro per loro l'hamburger. No, l'hamburger no, anzi, ha un bel po' di moda l'hamburger. Ma solo di carne o hamburger? Perché ormai hamburger c'è. L'hamburger oramai intendi la forma, infatti, esatto. Perché c'è di pesce, di verdure, c'è quello solo vegetariano, quindi fatto con una dadolata di verdure per chi non mangia la carne. Carino, un hamburger di manzo con l'ananas, che alleggerisce un po', è particolare come cosa. Sì, carino, lo alleggerisce. Ah, è vero. No, poi lo mangi, lo assaggi e poi ti piace. E poi mi saprei dire... Una spremuta di ananas sopra, no? No, con l'ananas a cubetti, buona. A cubetti? Sì. Però, scusa, gli americani, che è patria praticamente, sull'hamburger mettono qualsiasi cosa, mettono i cornflakes, mettono i marshmallow e ognuno lo vuol mangiare come gli piace. Aspetta, ho avuto una finta. Vedi, una marshmallow sopra l'hamburger. Io però posso dirvi una cosa, prego. Che noi parliamo male degli americani spesso dal punto di vista culinario, però purtroppo, e qui intraprenderei una battaglia, nei nostri menù di una buona pizzeria comincio a vedere la pizza con le patatine fritte sopra. Mamma mia. È vero? Con viuste le patatine. Più che altro non è che le vedo scritte, le vedo anche girare in sala. Quindi vuol dire che le ordiniamo anche. Sì, ma no, ma solo ci mancherebbe altro. La patata fritta è una delle cose più buone del mondo. Ma sopra la pizza sopra qualcuno, la appunto. Fa molto bambino, sì. I bambini può, le ordinano. Non si. Adesso vediamo l'hamburger. Non vedo per esempio una griglia, quindi è tutto stufato. Padella. Vabbè, qua stiamo tostando delle spezie. Sì. Che fai? Cumino. Cumino? Sì. Cumino tostato e poi? Poi ci metto la salsa. Ma fai gli hamburgerini piccoli? Sì, piccolini. Senza pane? Sì. Ci provo. Qua sono senza pane. Ciccia in purezza. Lì invece c'è un disco. No, aspetta, perché questa cosa mi piace. Allora, interrogare una professoressa. Ma... Fatti una domanda. Sì. Sei davanti al banco di esame. Sì. Chiara, fai una domanda alla nostra professoressa. Ma non è valido, sto cucinando. Come non è valido? Essendo conduttore posso levarmi una piccola soddisfazione. Non lo sapevo che si interrogava. Come è nata la passione per la cucina, lei? No. Ma questa è una risposta facile, sì più. Vabbè, no, non è vero. Più cattiva? No, va benissimo. Vai, però vabbè, rispondi a quella di Chiara, dai. Allora, ho la mamma Emiliana. La nonna Emiliana non poteva. Quindi era ovvio avere la passione per la cucina. Sarei stata diseredata se. Come la fai la forma? Cioè, come gli dai la forma della manina? Con la manina. Come? Con le mie manine sante. No, a parte quello, ma dopo gli dai un sopra e un sotto? Che senso? Allora, diciamo no, che... No, io mi auguro che rimangano così, capito? Aspetta, sì. Aspetta, ti aiuto. Sì. Ok, se no ti chiedo la giustificazione, quello che è un problema. L'hamburger di solito ha due fette di pane, pomodoro, lattuga e poi la ciccia. Sì. Tu dai la forma della struttura verticale stratificata del panino con altre... No, io faccio solo la ciccia. Perfetto. Va al sodo. Provo qua invece lo facciamo affumicato. Provo a non incendiarvi lo studio.
Eh? Avevi paura? No, l'ho anche. Cos'è panna? Panna con senape e tabasco. Lo faccio ridurre un po'. Tabasco. E manca la metto da parte. E qua stai facendo delle cialdine. Sto facendo delle cialdine sperando che non... Un aiuto. Mi manca un ingrediente. Aspetta. Vediamo se possiamo farlo senza. Prima di suonare il campo. Vai, vai, cucina. Mi manca la senape. Anzi, facciamo un'altra cosa che mi piace. Vuoi venderla? Vendiamo in cambio di un altro aiuto dopo. No, hai bisogno di qualcosa? È un po' di rosmarino, ma proprio due foglioline. Vabbè, non è che siamo al mercato, che mi chiamo Annibale anch'io e che uno ordina. Per favore. Grazie. Bene, allora, qua stai facendo una cosa che io vedo spesso fare quando si fa il filetto, il pepe verde vecchia maniera. Infatti io facevo il filetto così, però non sempre c'è il filetto. Per cui facciamo un E come usi le cialdine? Allora, ne metto una sulla base del piatto. Fallo, io sono qui solo da supervisore. Mi sistemo già Mi un mancano po'. 3 minuti solo e 40. Solo 3 minuti? Oh, cavolo. Fa un hamburger. Pensa a quelli che giri intorno in macchina e ti arriva l'hamburger fatto. Tu il cumino l'hai lasciato fuori, quindi, cioè l'hai scottato e l'hai lasciato fuori, sì. Solo a profumare. Lascia le mani, attenta alle mani. Più che un aiuto, ti ho salvato la French manicure con questa cosa. A me piace molto poco cotto, quindi si impasta la carne con un pochino di sale e pepe, si dà la forma classica dell'hamburger piuttosto alto e si scotta in padella con un filo d'olio ad alta temperatura, come dice Riccardo, poi il pane si tosta sotto il grill del forno, bastano 2 minuti, e si spalma con la confettura di pomodoro verde la base, mentre la parte sopra con il ketchup o, come piace a me, con la senape. Poi è semplicissimo, il pomodoro si taglia finissimo, il pomodoro verde è più acido, e il cuore dell'iceberg o della lattuga tagliato sottilissimo e condito prima di metterlo sull'hamburger. Si compone il panino in maniera classica e buon appetito. Guardate, i nostri due concorrenti... Stai facendo una schifezza. Stai facendo una schifezza? Sì. Bene, vedo che ti piace anche tirarti la zappa. Molto. Cosa hai messo dentro? La senape, però a casa con la padella antiaderente veniva un po' meglio. Ma ce l'abbiamo anche noi, perché non l'ho trovata. Annulla. Aspetta, Ma guarda dov'era. Lì. Niente, sto pulendo. Pensavo stessi copiando. No. Un minuto di penalità adesso. Mi sta massacrando. Ah, facciamo scarpetta. Facciamo scarpetta. Avete poco tempo, vi consiglio di pensare anche eventualmente a dove posizionare questo bel hamburgerone. Ah, facciamo un cheeseburger, un crocco, un crisp cheeseburger. È un po' piccolo l'hamburger, ma sarà buono. Ha fatto prima un po' di scarpè, molto goloso, Simone, io credo che noi avremo bisogno di un coltello professional per quello lì, se tu ci fai 3 settori. No, ne faccio 4 perché viene meglio la... Quattro? Sì. Ah, vabbè. Tagliato a metà così e così. Speriamo rimanga un pochino di carnina. Lei ne ha fatti 3 precisi, bocconcini. Sì, ma... Io non li mangerei. Deghini. Bene. Vabbè, allora vince 15-0. Buonanotte a Zecca. Un minuto. Ciao. Cos'è questa? È una... l'accompagnamento per l'hamburger. Ah, ma tu ti metti a cuocere ora? Sì. Ah, ok. Mancano 4 secondi. Sì, che sì, c'è sì. Non li ha. Tanto, peggio di così. Una scattata secondi. Così. Ma basta, ti 4, 3. No, dai, non è vero. Ma quanto pensi di cuocerli quei cosini così? Così, basta, finito. Ah, ok. Devi impiattarmi, non ce la farai mai. Non ce la faccio. No, falla crudo. Così, ok. Falla crudo. Non mangiatemi. Falla crudo. Allora, di qua stiamo impiattando, stiamo decorando, addirittura proprio... A posto. Io faccio quello che mi ha chiesto Riccardo, posso? Sì.
Anzi, prima ve lo faccio vedere integro, giustamente. No, no, vai pure con calma, prendiamo tanto quello per fare la decorazione. Via. È finito, no, è davvero? Finito, sì, devi impiattarlo. Ah, che schifo. Oh, consideriamo che Fiammetta si era raccomandata di far assaggiare prima, sì. Ma insomma, bisogna che adesso... ti tolga il piatto. Dai, metti su qualcosa veloce. È finito! Vai! No. Pronti? Pronti. Allora. Cheeseburger croccante di Elena con cialdine di grana. Molto bene. Okay. Mangio con le mani qui. A sto punto sì. Ah, sì. È stata carina. Riccardo le mangia come sempre. Come dire che brucia. Scotta. Consigli di acquisti. Però così come nei veri tempi dell'hamburger. Esatto. Per fortuna che scotta, infatti, perché è caldo, buonissimo. Sì, è buonissima la cialda di parmigiano, che si sente molto bene e che dà ancora più croccantezza al panino. Molto molto buono, davvero. E anche mi piace come è impiattato. Allora, questo è il mio blocchetto. Comunque è già un'ottima risposta. Il parmigiano è molto buono all'interno, è vero. La carne buono. Cotta bene? La carne cotta bene, sì. Cioè giusta, succosa. Sì, sì, bene. Me lo tagli ancora? Sì. Una volta. Ecco. Cosa ce l'ha fatta? Ecco. Così. Allora, guardando all'interno mi sembra che la cottura sia un po' eccessiva. Versione mediterranea dell'hamburger con dentro il buono, anche la cottura della carne, siccome c'è il formaggio, c'è il grana, funziona bene così, molto bene. Ora assaggio anch'io, però prima assaggiare. E qua abbiamo tre mignon. Una patisserie. Beh, il coltello non serve. Commenta pure, Chiara. Mm-hmm. Beh, dai, pensavo peggio. Grazie. No, sei stata. È stata pessimista. No, al di là della forma e della grandezza e dell'impiattamento. Il gusto non è male, assolutamente, molto saporito, buono. Non è neanche male la cottura. Wow. Rimandato a settembre, praticamente. Ok. Io vorrei far notare lo sbilanciamento del piatto. Diciamo che siamo in un agorà dove appunto questi piccoli hamburgerini soffrono proprio degli spazi vuoti che hanno attorno. Di questi Riccardo potrebbe mangiarne 200. Comunque sono sciapi, va detto. Sciapi? Sì. Non c'è il sale nell'impasto, io credo. Sei svegliato bene oggi, no. Riccardo. Vabbè, però ti devo dire. Anzi, lo sentivo proprio. È l'hamburger per i 7 anni. Sì, è uno dei piccoli. Mm? Senti, vedranno i tuoi alunni, saranno ben felici il giorno dopo di presentarsi a scuola, anche con mezz'ora di anticipo, per prepararti dei piccoli hamburgerini sulla cattedra. Purtroppo è molto cotto, è stracotto e asciutto dentro. Uno stracotto di manzo molto piccolo. Mentre era interessante la salsina fatta con la senape, però questo non aggiunge niente, certamente. Un po' di salute aggiunge, volendo. Votate da 1 a 5, Elena.
Hamburger mediterraneo croccante, con croccante di formaggio, anzi. Ottimo, questo ve lo allontano. Perché basta un segno qui, non vi preoccupate. Ah, addirittura. Ok. Ai ai ai. 15 a 5 per Elena. Quasi a fiamme. Non si scherza. Tranquilla. Succede anche ai professori più bravi. Che non c'è solo l'hamburger, c'è anche l'anatra, la faraona. Stai tranquilla, che questo era un piatto complicato. Ah, c'è sì. Anche la pubblicità. Torniamo con il fiamme. Eccoci ritornati a Cuochi e Fiamme, dopo un hamburger pazzesco che ha dichiarato un bel 15 a 5 per Elena su Laura. Adesso ancora Elena sceglie tra guarda bene Riccardo Rossi in faccia. Aiuta. Abbacchio o nero di seppia? Vabbè che siamo a Roma, ma direi nero di seppia. Come vabbè che siamo a Roma? Devi dire proprio perché siamo a Roma preferirei l'abbacchio. E invece no, ma è nero di seppia l'ingrediente della prova di creatività. Nero di seppia non è un colorante e basta, ma è un insaporitore, dà un bel suo carattere a pasta, risotti e a quello che voi deciderete di fare. Ancora 30 secondi per fare tutta la spesina nella nostra dispensa. Pronte? Via! Tutte con calma, loro sono molto pacate. La professione. Allora, qua abbiamo tagliolino, prezzemolo, aglio e peperoncino. Dai, abbiamo seppiolina, cozza, vino bianco, pan grattato, aglio e peperoncino. Torniamo da Laura che ha pomodorini e zafferano? Sì. Zafferano, panna? Sì. Gamberetti, pepe. 3, 2, 0. Stop. Prezzemolo sul filo di lana. 10 minuti, stupiteci. Via. Ah, couscous facciamo. Faccio couscous? Oh, e come lo facciamo? Allora, lo coloro con... Vi ricordo che non avete ancora, diciamo, usufruito dell'aiuto, dell'aiuto ufficiale. Allora, vediamo un po'. Dai che mi sto. Coloro il couscous con il nero di seppia. Coloro, gli do anche il sapore, insomma, con il nero di seppia. E un po' di brodo di pesce. Poi lo condisco con delle melanzane, scusate, con delle seppioline tagliate a dadini, rosolate in padella con aglio, peperoncino, prezzemolo e un po' di vino bianco. E con le cozze? Con le cozze le faccio saltare, quando si aprono per assaggiare le userete come cucchiai. Allora, adesso ti do una difficoltà durante la cucina. Sappiate, cari miei giudici, che la nostra Elena è una danzatrice del ventre provetta. Non direi provetta. L'ho detto io. Ci provo, ecco. E quindi ma io vorrei non ballerò. Un approccio di movimento, solo un approccino, dai. Beh, vieni qua, no, vieni qua. No! Dai, no, ti aiuto io, no, poi, dai. Lei anche ballava. Ha un aiuto in più. Siete tremendi. L'abbiamo anche per lei. Io ho già fatto gli aggiornamenti. No, tutti e due, anche lei. No, vieni, tutti e due. No. Un minuto in più. Io sono la prof. Un minuto in più. Dai, hai fatto gli hamburger stracotti ora per un balletto, su. Io mi metto solo in posa e vi faccio un saluto e vado a cucinare. Io non faccio niente. La balla anch'io, la so fare anch'io la danza del ventre. Allora, metto in posa, un saluto. Allora, facciamo un brodo. Facciamo un brodino. Avete 10 minuti, non... Però dimmelo quando manca un po', perché io non ho il senso del tempo. Perché quando... no, l'ho visto prima. Per hai notato, Ti stavo dicendo che era finito e tu... Allora, siamo a 7 minuti e 51 secondi che ti mancano ancora per finire il piatto. Ma non vuole più questa cosa. Quindi ti dirò che fra 3 minuti è finita, perché così poi dopo... Ok, va bene, bravo. Allora, hai capito come tu funziona. Che fai? Aglio, olio e peperoncino. Sì.
due spaghetti e vince. No. È vero, non li avevo Vai. Visti. Okay. Bravo. Con quello ci si spalma il burro. Vabbè. Dai, gli dai uno di legna a lei, per favore. Simone, gli dai un cucchiaio di legna a lei, per favore. Non lo trovano. Scusami, Simon. Anche quello va bene, dai. Grazie. Mamma mia. Questi sono a richiesta, ok? Sì. Li butti, li butti. Quelli servono a noi. Oh, avanti, bravo. Avanti. Mannaggia le posate. Se vuoi puoi dirci una poesia o una prosa, dimmi come fai. Allora, a parte gli scherzi. Aglioli, peperoncino e facciamo cuocere i nostri datterini. Poi? Poi ci metto i gamberetti. Poi sì? Se bolle l'acqua, butto la pasta. Perché... Non dà segni di vita. Sì. E poi. Io ho un problema col fuoco. Questo è quello piccolo. Oh, è partito un pomodoro. E ora la padella. Sì. E poi condisco la pasta col nero di seppia una volta cotta. Faccio dei medaglioni. Dei medaglioni? Sì, con il coppa pasta. Ah, ti piace? Quella cavanza. Dei medaglioni. Poi. E poi li metto sul piatto. Ok, mancano 6 minuti. E mancano 4, scusa, mancano 4 minuti. Per me 4, ok. Ok. Io ne ho 8. So che ho fatto finta di ballare. Adesso mi taglio. No. Ti tagli, io ti sgriderò se ti tagli, per un motivo. Perché per ogni cosa ci sono i suoi coltelli. Con il coltello piccolo ci si fa male. Vabbè, vi lascio lavorare, che magari vi infastidisco se sto lì. No. Dove si compra il nero di seppia, Simone? Un po' ovunque, quello vero, originale, fresco, perché c'è in bustine o in barattolo. Mm. Barattolo si trova a banco frigo delle migliori pescherie. Mm. Oppure nelle seppie fresche. Esatto, sarà meglio. Però il nero di seppia è molto inquietante, ecco, il piatto con sopra il nero di seppia, questo nero lucido sulla pasta o sul riso. Ci sono proprio delle resistenze ataviche sui cibi scuri, neri. L'unico che si salva è il mirtillo, ma se no c'è una specie di allarme quando tu vedi atavico, quando tu vedi un piatto nero, lucido così. Pensa che uno dei miei risi preferiti è il riso venere, che è nero. Certo, però quello è diverso. Anche quello con un filo d'olio. A me piace il riso venere. Io accetto quello che avete detto, però di contrappasso vado a dare la ricetta. Sì. Con il riso nero. Non a caso hai usato la parola contrappasso. Ecco il nero luttuoso, il contrappasso, capisci? Vuoi un contrappunto? Che vuoi? Non sono mai d'accordo, giudicare anche a me adesso. Allora, un riso nero fatto bene. Fondo di cipolla, si fa stufare a fuoco molto lento con un pochino di burro. Si tosta il riso e si aggiunge del brodo. Il nero di seppia, mettetelo a metà cottura. Le seppie a parte cotte piano piano o per un minuto o almeno un quarto d'ora, perché diventano prima dure e poi si riammorbidiscono. Tagliate a striscioline sottilissime con un fondo di olio e aglio, anche senza peperoncino. A piacere lo fate piccante più tardi. Le unite soltanto negli ultimi 3 minuti di mantecatura e, trucchetto, aggiungete un cucchiaio di crescenza in mantecatura anziché altro burro. Renderà più fresco il tutto. Sul finale, dopo che avete impiattato, potete renderlo più pregiato, magari con una bella capa santa piastrata forte in padella e servita al centro. Ti piacciono i risi neri? Sì. A lei sì, a lei piacciono, sì. No, ma perché questo, dai, gli fai la cucina? No, no, non mica facevo la cucina a lei, così. Allora, a noi no. Vero, tirami su i piatti scuri. Il risotto, il nero di seppia, utilizzamelo in qualche altro modo. Allora, intanto no, per quello che diceva Fiammetta, secondo me intanto, pur essendo un piatto retro, tipo il tagliolino al nero di seppia, sì, va molto proprio per il colore, perché è una cosa che è tornata molto di moda, perché se tu lo contrasti con un colore acceso, ad esempio sul blog abbiamo il finger food di risotto al nero di seppia con la maionese di ricci di mare, che è molto arancione. Ma io dove couscous è bella come idea. Queste cose? A mangiarti una matriciana. Ma hai ragione, hai ragione. Torno in cucina. Sì. Attenzione, vedo dei guantoni, è successa l'ira di Dio là, eh? No. Sì, sì, sì. Allora, ecco. Qua abbiamo messo panna e zafferano. Sì. Panna e zafferano a insaporirsi. Sì. E qua pomodorini, gamberi, eccetera. Adesso provo. Mancano 10 secondi. No, veramente? No, però te lo dico perché manca 1 minuto e 20 e dovete impiattare.
Io vedo che mi ascolti molto quando ti do i tempi, perché ti sei messa proprio fretta quando ti dico un minuto. Allora, impiattate, perché adesso... Ci sono. No, no, io mi fido di voi, però questa volta vi tolgo il piatto, perché i miei giudici mi guardano e mi sgridano se faccio troppo il buono. Ok. Ah, proprio così, eh? Sì. 20 secondi. Allora, qua abbiamo finito il couscous nero, con poi le cozze aperte, le seppioline saltate, il pomodorino. Ok, avete 8, 7, 6, 5. Mamma mia. È il nero di seppia, è così visto? Che fa. Ti tolgo l'aiuto subito. È una professoressa. Mette sempre l'inchiostro. A... Dunque, dicevamo che la professoressa ha due figli e un marito. Stop! Ma sparsi in Italia, ognuno vive altrove perché... Un goccio di salsina. Sì. Ok, adesso si spetascia tutto. Magari togli una coppa. No, no, lo voleva lei, lo voleva attorno. Dai, come? No, scherzo. I tre gusti sono per i giudici? Sono i vostri cucchiai. Carino, hai capito? No, non importa. Allora, couscous di Elena. Couscous nero con cozze, seppie e pomodorini. Quindi io mangio e quando... E cucchiaio naturale. Mi sembra che scotti. Buono. Molto buono. Tra l'altro molto ben condito, perché il couscous è quasi meno del condimento. Molto molto buono, il pomodorino sta benissimo messo così a crudo. Ed è carina molto l'idea di mangiarlo con questo. Grazie. Bella, bella idea. Cos'è quello? Aia, è uno spicchietto d'aglio, però... Uno l'ho tolto, l'altro mi è scappato. Non mangiatelo, c'è anche un peperoncino anche in giro, eh? C'è una intera, no? Vabbè. Questo era risotto, ne ricetta? Couscous. Ah, couscous. Buono. Buono? Buono, sì, oh, buono, dai, sì, buono. Quei piatti che lui non ordinerebbe Devo mai. Dire sempre inquietante, però comunque. No, vedi che c'è il pericolo, qui col nero di seppia. Sì. Il pericolo. Prendi l'appuntamento al buio, couscous al nero di seppia. Prendi la chela della cozza. La chela della cozza. Volevo vedere, adesso vediamo se mi corre. Vedo che è un po' troppo abbondante di nero di seppia. Brucerà? Fa fumo freddo, no? Freddo non credo, però io sono molto 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 ma prima ti lascio tutto a distanza. Beh, è buono, per me è un po' forte il gusto di pesce e c'è un peperoncino invadente, però è un'idea molto divertente e anche esteticamente sfiziosa. Vediamo se lo becco subito io il peperoncino. Bene. Tagliolino, gamberi, pomodorino e salsa allo zafferano di Laura. Faccio un sorrisino, Laura. Sei troppo preoccupata. È preoccupata, invece no, è un bel piatto. Perché ti preoccupi, scusa? È vero, dovete mangiare voi in effetti. Cosa rischi tu? Niente. Di pagarmi la lavanderia sicuramente oggi. Sono un po' indecisa. Eccoci. No, perché allora, secondo me non si sente tanto, ottimo, il gusto del nero di seppia e anche un po' il colore, sembra che l'abbia un po' perso. Però questa salsina sta bene in abbinamento, l'avrei usata per amalgamare il tutto io, invece che lasciarla lateralmente, che così uno può prenderla, può non prenderla, secondo me stava bene in mezzo. Allora, questo è definiscimi in prosa questo piatto. Questo mi sembrano dei lacci di scarpe in una frittatina. Io, credimi che... No, ho sentito lo zafferano.
Ho sentito questo tagliolino scuro, triso di zafferano. Insomma. Proprio non... Oggi è di molte parole. Non riesco proprio. Io sto facendo girare anche l'altro piatto, ma. Deve stare qua. Fusion. Aspetta. Proteggiamo fiammetta fadda. Prendete una stola di visone, per favore. Attenta qua a questo, ecco. Vai. Allora, posso andare? Devi. Fusion or confusion? Perché this is qui, the problem. This is the problem, perché qui anche i colori, questi sembrano un po' delle alghe. Sì. Che sono arrivate sulla battigia. Poi vediamo questa panna con lo zafferano. Per non perderci nessuno dei tuoi commenti, ecco. Devo chiederti di fare attenzione al microfono. Allora, meglio il sapore dell'aspetto, però più confusion che fusion. Bene, 1 a 5. Chiara, il piatto di Elena, couscous allo scoglio. Io proprio non ce la faccio, Simone. Vabbè, basta un numero. Eh sì. E adesso il tagliolino nero di gamberi con salsa allo zafferano di Laura. Ah ah ah! Per 8 a 6 vince Elena! E vince e conduce per 23 ad 11. Vabbè, qui sono andati bene. 23 a 11. E adesso? C'è da presentare un piatto. Cocktail di gamberi o mimosa? Oddio. Non la pianta, ovviamente. No, cocktail di gamberi. Sì, sì. Cocktail di gamberi. E quindi è il cocktail di gamberi, il piatto da presentare. Un antipasto freddo per eccellenza, rivisitabile ovviamente a vostro gusto e piacimento, anzi, dovete renderlo diverso e soprattutto bello. Non è detto che assaggino, deve stupire lo sguardo. Colpiteli, non col nero di seppia. Già fatto. Avete 6 minuti di tempo per stupirci, via! Lei sta conducendo per 23 ad 11. Bene. Ma non è detto che tu abbia vinto. Perché potresti sbagliare tutto. Potrebbe darti fastidio qualcuno. Distrarmi. No, non io. Magari Riccardo, che siccome a Riccardo piacciono queste ciotoline qui, magari ti guarda così, ti distrae. E lei potrebbe fare un piatto superb. Potrebbe. E vince. Sii più convinta delle tue qualità. È tutta una scena la mia. Cosa stai facendo? Faccio una salsa rosa fatta in casa. In studio, beh, tanto un po' veloce. Sono già macchiato, posso star di sci. Quindi, cosa hai messo? Ho messo panna, maionese, ketchup, un po' di salsa Worcester, un po' di brandy. E quindi questa è diversa da quelle classiche? Questa è quella un po' più, secondo me, saporita da quelle che si comprano e mi piace farla così in casa quando la propongo. Allora. Senti, visto che da noi non hai voluto ballare, magari per l'emozione, se una persona, penso, credo, studia danza del ventre, automaticamente a qualcuno dovrà fargliela. Alle mie amiche. Si balla tra donne, con danza del ventre. Sì. Come si chiama il tuo ragazzo? Non si chiama. Non si chiama in televisione, non si chiama. Non si dice niente. Va bene, Top ora vado secret. Dietro le quinte, prendo la tua scheda, mi informo. Dove ci saranno scritte un sacco di bugie. Va bene, insomma. A monte. Così. Vedi, ci sono tanti modi per poter avere un punteggio basso. Aiuto. Allora, dai che possiamo recuperare qua. Sì. Concentrati però. Però che tu mi devi dare il tempo, ricordati. No. Mancano 3 minuti e 50. Prima te l'ho dato, non mai proprio. Mancano 3 minuti e 50. Lavora, torno fra 30 secondi. Okay. Quindi quando torno mancano 3 minuti e 20. Ok, bravissimo. Ma perché non ti fai dar l'aiuto dal cuoco che ce l'hai? Hai un aiuto, lo sapevi? Non hai letto il foglio con le regole all'inizio? Che danno a tutti e fanno firmare per presa visione. Allora, ma io non faccio leggo questo. Mai quello. Do brava, dai. Ma tu c'hai tanti insegnamenti da dare alla tua classe. Sto scherzando.
No, no, lavora perché sì. Mancano 3 minuti e 17. Sì, sì. Vado a dare la ricetta, poi se non lo volete ve lo do lo stesso l'aiuto oggi. Ok. Perché almeno finite in tempo. Ho ucciso un gambero. Più che una ricetta vi darò un modo di presentarlo. Intanto vi dico di alleggerire, ma a me la salsa rosa non piace un granché. Io preferisco utilizzare fra gli ingredienti che hanno davanti dell'avocado schiacciato e condito col limone, oppure uno yogurt greco che possa sostituire la grassezza della maionese. E magari metto dell'uovo sodo tagliato a pezzettini dentro, per riprendere quello della maionese. Però vi do un consiglio per presentarlo. Prendete le foglie di lattuga, che normalmente vengono messe a crudo intorno. Sbollentatele per 10 secondi in acqua salata e poi le raffreddate in acqua e ghiaccio. Le asciugate e fate dei piccoli fagottini all'interno, avvolgendo il cocktail classico di gamberi a rotoline, ripiegando all'interno le due estremità. Così fate dei piccoli fagottini, diventa un finger food con la lattuga che pulisce anche un po' la bocca. Allora, manca? 2 minuti e 20. Che fai? Gambero crudo, mela? Mela Granny Smith. Allora. E poi salsa rosa. Sì? Avevi bisogno di qualcosa? Sì, fammi la maionese, fammi la salsa rosa. No, scherzi, dai, faccio io. No, la faccio io. Vai, te, vai, la te la faccio. Come la vuoi? Con ketchup, maionese, un pochino di salsa Worcester. E un pochino di brandy e un po' di panna liquida che è qua. Qual è il piatto preferito delle tue bambine? Il couscous che loro mangiano col ketchup. Allora chiami Elena e te la... Col ketchup? Sì. Beh, che ti aspettavi so che... pure Denny e Simone, dai, eh? Lo so che è, no, è una bestemmia, no, però... No, no, no. Col ketchup e il col couscous? Col ketchup, ma sì. Ma anche tu brandy, pure tutto. Denny, tutto. Ma guarda, che non è che se vince gli devi copiare le ricette per forza, eh? No, no. Un minuto e mezzo, eh? Così. Così. Elena, che fai di là? Sto facendo un gambero saltato nella carta da musica. Posso metterci un po' di pepe e sale? Sì. Certo. Ah, sì, scusa, pensavo a me. No, grazie, no, grazie. Comunque, nessuna di voi due ha ascoltato per ora il consiglio di Fiammetta. Quello che dice sempre all'inizio. Quello di fare questo, guarda. Già ti taglio lì. Ormai va bene a ruggia. Cos'è? Questa è una salsa di soia aromatizzata con lime. Spiega, spiega. Un po' cinese, un po'... Non si può dire. Un po' cinese, un po' giapponese. Il lime. Mi piace un sacco. È l'ingrediente preferito della mia santa bevanda. Che lei ha bagnato il pane carasau, ci ha avvolto un gambero e ora lo sta scottando in manto di pane carasau per renderlo di nuovo croccante. 15 secondi abbiamo. E io ho finito. Hai finito? Ha finito in anticipo di 6 secondi. Ma che è successo? Mettilo qua. Devi impiattare, eh? Sì. 3. Dai. 2. 1, il piatto. Ma io ho bisogno di un minutino. Sì, ciao. Guarda. Ciao. Cos'è? Dicono pure. Finito, basta, fine. Top. Pronti? Bene. Grazie di averlo messo su un piatto. Te lo do subito. Ma l'altro allora? Cos'è sto coso? Ma quanti? Ne ho fatti 3. Ah, ok. Allora. Grazie, eh. Prego. Grazie a te. Vabbè. C'è anche un altro modo per prendere pochi punti a cuoche fiamme. Sai qual è? Non aiutare il cuoco. Un errore dello chef cadendo un piatto. La padella. La padella, scusa, è rimasta acceso il gas. Bilico di gamberi e spiedini di gamberi. Studiateli bene. Pubblicità. Torniamo a cuochi e fiamme. Abbiamo di fronte 2 cocktail di gamberi, anche se non siamo certo all'antipasto, ma siamo all'ultima prova. Elena conduce per 23 a 11 sulla nostra professoressa Laura, che spero che recuperi un pochino, perché altrimenti gli alunni si leveranno un po' di soddisfazione. Sì. Io da ex alunno posso capire. Allora, questo è il piatto di Elena, che si mimetizza con, con il nostro tavolo, dove ci sono... Vuoi spiegarlo tu?
Ci sono tre tipi di cocktail di gambero: il classico, quello al centro, presentato però sull'insalata verde anziché la lattuga, come sempre, con una salsa rosa che ho fatto io, e un po' di avocado per decorare. Quello al centro sarebbe questo? Sì. Ah, okay. E quindi quello a destra? Quello più grosso, sì. Scusate. Poi quello al centro c'è salsa di soia con lime e fettine di avocado, e l'altro è mediterraneo con dadini di pomodoro e gambero cotto in una camicia di pasta pane carasau. Beh, allora intanto ad apprezzare il fatto che ne abbia fatti tre in così poco tempo, e sono tutti e tre secondo me molto belli, tre cose diverse, molto particolare questo con il pane carasau, quindi un occhio di riguardo anche al gusto, anche se non assaggiamo, molto apprezzato. Quale mangeresti qualcosa dei tre, se fosse? Ecco, ti stavo dicendo, infatti, vassoio. Visto che sono tre, se ne dovessi scegliere uno, sceglierei questo col pane carasau. Anch'io. Dunque, io qua vedo tre situazioni di vita diverse. Aspetta che mi siedo. Allora, qua vedo praticamente un affogamento. Bene. Di tre gamberi sommersi da un'avventura più grossa di loro. Quando parli così, qua vedo stimo. Una fossa comune di due gamberi, e qua vedo un patetico tentativo di un gambero che prova a dire proviamo a scappare, ma non gliel'ha fatta, fermato da quel carasau che l'ha trattenuto all'interno. Ah, io Riccardo così lo vedi che proprio dice ci provo ragazzi, ma non gliela faccio. Quindi se tu piaciuto. Mi chiedessi quale vorresti mangiarti, mi sembra questo appena appena un po' più avvicinabile. Questo è il mio coso. Salsa di soia e lime, strano. Ah no, non pensavo a quello, pensavo alla manualità. Ok, fiammetta. Tre versioni di un vecchio piatto e tutte nuove. Questa più tradizionale, no? Somiglia di più anche nella coppa. Questa molto futuribile. E questa qui effettivamente mediterranea, perché c'è il pane carasau, ma potrebbe essere in pasta kataifi. Quello di cui sento la necessità a questo punto è una boccia di champagne. No, è un vero cocktail da bere insieme, magari un cocktail martini, ecco, per dire, per completare questi tre bicchierini. Comunque è molto carino. Bene, shakeriamolo verso il centro per avvicinare le catombe. Spiedino. Dai. Lo spiedino di mela e gambero crudo con salsa rosa. Con salsa rosa. No, allora, vabbè, qui è un piatto tradizionale, nel senso non c'è una grossa elaborazione, sono i piatti un po' da buffet che trovi sì, nelle crociere, tipo nelle feste, cose del genere. Ti dico la verità, la voglia di mangiare viene, perché comunque c'è il gambero crudo, la voglia di intingerlo in una salsa rosa viene. Magari, ecco, poco creativo perché c'è stata poca lavorazione, però l'acqua in bocca te lo fa venire lo stesso. Diciamo che io riconosco questo piatto perché è il massimo che si può avere a casa mia. Però devo dire che io questo piatto non lo faccio manco morto, cioè proprio mai. Quindi io. Perché allora dici che lo posso avere? No, cioè è il massimo. Okay. Riccardo, ma non ti puoi inventare qualcosa? Io riuscirei a fare massimo questo. Bene, entrambi gli sono piaciuti, quindi. Sì. Posito cocktail di gamberi, io sono preoccupato per te. Quelle siamo mela. Sull'isola dei famosi e Ruggiati ha cucinato per noi, essendo domenica. Bravo. Questo diciamo di più non riesco a fare. Questi li ha pescati, così, e poi è riuscito anche a fare una salsina tutto crudo, no? Ci voleva crudo un po' di cocco sopra. Prima. Bene, mi è piaciuta questa fiammetta. Allora, con questo si decide la gara. Da 1 a 5, piatto di Elena, che è in vantaggio di anche un po' su Laura, 23 ad 11. Bravo. Questo piatto devo ricordarmi di toglierlo. Il piatto di Laura, lo spiedino con mela verde. È 14-9, rimane in vantaggio e si vince 37-20. Non vado a scuola. Sì.
è portata a casa il kit di Cuoche e Fiamme. Tanti auguri per quando rientra in classe. Io il cocktail Maltini non ce l'ho, ma un assaggino me lo faccio volentieri. E vi aspetto a Cuoche e Fiamme, sempre qua, tutti i giorni. Come vedi quando torni a scuola ora? È bello. Si fa anche assaggiare, eh? Sì, prego, sì, prego, sì, fate pure. Lei non ha voluto esagerare nel fare le cose troppo buone, perché così gli alunni hanno una soddisfazione. Infatti, finalmente sì, possono era dire. Era tutto voluto. No, almeno la maestra c'è qualcosa. Siamo tornati a Cuoche e Fiamme, ci siamo scaldati con una passatina di ceci, la scampata. Cinzia, per 14 a 10, quindi sceglierà adesso tra filetto o branzino? Branzino. Nutatrice, cioè, branzino. È il branzino l'ingrediente della prova di creatività. Quindi pesce, ricettabile in mille modi, la prova è di creatività. Questo branzino potete ricettarlo secondo i vostri gusti, la vostra provenienza, eccetera. Dietro di voi, come sempre, avete la dispensa. Ancora 30 secondi. Pronte? Via! Via, espiamo! Carotine, pisellini e mandorle. Arance, pepe. Zucchero. Pancetta. Allala! E aceto di vino. Bianco, farina, panna, burro, non ci capisco niente, cipolla al rosmarino. 3, 2, 1, stop. Sono curioso perché non riesco a identificare quello che vorranno prepararci. 10 minuti per farlo, 14 a 10 per lei, mi raccomando, via! Che ci fai? Devo fare due passatine. Due passatine? No, sì. Ma era la prova prima quella di ceci, eh? Anche questa, sono okay. La donna delle passatine. Allora, una di carote e una di piselli. Esatto. E come le fai? Le faccio così, al naturale. Quello che spezzerò di più è il branzino. Quindi, acqua bollente, sì. Verdure cotte. Sì. E con cosa le leghi? Le leggo con un pochino di panna liquida. Ecco. Il branzino speziato con? Le mandorle. In crosta. Sì. Molto light. Invece lì... Qua invece andiamo di bacon. No, pancetta. 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 Scusa. E l'amata cipolla. Merci. L'amata cipolla. Allora, Cinzia, Cinzia, prima di sposarselo, il marito, l'ha conquistato con una... No, il branzino, il marito. No, Chiara mi guardava... gli ha fatto una cena dall'antipasto alla frutta e questo ha detto sì, sì, chiedimi qualsiasi cosa. Ho un dubbio, non ricordo più come si fanno le cipolle caramellate. No, ho un dubbio, pensavo del marito, ho detto sì, no, ho toccato un tasto dolentissimo. Poi piangevo, non sapevo. Ma proprio adesso. Non sai più, non sai più come si fanno le cipolle caramellate. Ma non importa. Io non posso dirtelo, c'è un campanello laggiù. Eccolo qui. Visto tu? Aiuto. Ok, raccontaci del marito. Raccontaci di come l'hai conquistato. Prima di tutto l'ho conosciuto su internet. Sul blog di Chiara? Ricettava sul blog di Chiara? E te tac? No. L'ho conosciuto su una chat. E poi niente, ci siamo conosciuti. E per conquistarlo ho cucinato. Perché lui mi ha detto che prima di tutto la donna deve saper cucinare e quindi ho fatto una cenetta per lui. Cioè, ti ha detto se mi prepari cena forse? Forse, forse, ma non è neanche sicuro. Ho capito. E si chiama lui, mi ha detto prima? Giulio. Giulio. E che gli hai fatto? Devo capire la ricetta io. Mi ha fatto il risotto con il radicchio. Poi come secondo ho fatto i straccetti con del...
rucola e olive. Oh, non sbagliarti ricetta, perché se ti guarda e cambi piatto vuol dire che di ste scene ne hai fatte più di una. No, no. Quindi occhio, Nel frattempo che ti faccio queste, siccome sì, ti ho cambiato padella, fuoco. Qua che ci devi fare? Lì ci dovrei sbollentare un pochettino le scorcine d'arancia che poi devo rimettere qui. Quindi per sbollentare presumo che ci vorrei mettere un po' di acqua. Sì, forse no. Forse ce l'ho. La vuoi calda? Sì. Ce l'hai lì nel bollitore. Non riesco a trovare il frullatore di immersione. Che ti serve? Il mini pim. Ti serve il mini pim. Allora, signore a casa, se avete un campanello a disposizione, suonatelo, io arrivo in 5 minuti anche lì. Allora, io chiedo volante e un braccio del mixer, quello non ce l'ho. Ora arriva, Le vuoi caramellate? Dimmi cosa ci devi fare, capisco quanto zucchero ci va in base all'aceto. Beh, come contorno con il branzino, quindi devo fare con due cucchiaini di zucchero. Stufate leggermente dolciastre. Ok, bene. E poi devo sbollentare leggermente le scorcine d'arancia. Quindi, allora, ricapitolando, il bacon, la pancetta... Quello ho creato il fondo per poi mettere due filetti di branzino con un po' di rosmarino. Siamo a metà gara. E che poi andrà tutto insieme con le cipolle e le arance. Ok. Ah, queste qua vanno con le cipolle. Queste scorcine d'arancia andranno con le cipolle. Queste scorcine? Scorcine. Scorcine d'arancia. Le scorcine. Bene, allora guarda, ti metto l'ultima cosa. Adesso ho evaporato l'aceto, mettiamo un po' di zucchero. Ok. Non ne metto tanto perché se ti serve per questo... Ok. Deve essere morbido. Fra un pochino, appena non senti più l'odore, e ci siamo quasi, ci metti un goccio d'acqua calda. Ok. 3-4 cucchiai e le fai stufare. Vittoria. Provato. Non riuscivo a trovare. No, quello sì, ma che mi fai ora? Ti faccio una base di carote e una base di piselli e sopra il branzino servito con le mandorle. Ma il branzino è già cotto? Sì. Ah, me lo son perso, visto? Sì. In padella con le mandorline, sale e pepe. Sì. C'è qualcos'altro? No, un pochino di panna. Un pochino di panna. Ti piace sta panna? Sì, è bella leggera. È il suo ingrediente preferito, pensate. Tu il ragazzo l'hai conquistato con una cena dall'antipasto al dolce o etnica, perché ti piace la cucina etnica? Mi piace moltissimo la cucina etnica, devo dire, però il ragazzo l'ho conquistato semplicemente, dato che è il suo piatto preferito, con della pasta con il ragù. Tagliatelle al ragù. È mica parente di Riccardo, no? No. Va bene. Qua stiamo stufando, friggendo, i nostri giudici vi osservano attentissime, le ricette si sono capite, anche se non erano proprio semplicissime da fare subito. Io ve ne do una piuttosto light. Prendete il filetto di branzino, lo squamate e lo spinate. Lo mettete tra due fogli di carta forno leggermente oliati e lo battete appena. Diventerà un po' più largo come fa con la carne. Dentro mettete un bel pezzetto di mozzarella schiacciata, basilico tritato, due olive di taggia e qualche pinolino. Poi a piacere potete caratterizzarlo in qualsiasi modo. Lo arrotolate come se fosse un rollet, cercando di ripiegare all'interno le due parti esterne, le due parti aperte del cannolo. Nello stesso foglio dove l'avete battuta lo arrotolate come se fosse una caramella, chiudete e lo sigillate con un pezzo di spago. Quello va cotto in forno per 7-8 minuti in modo che arrivi al cuore, gli odori si sprigionino e profumino la carne del pesce e la mozzarella si sciolga. È molto dietetico, è filante al cuore, è molto simpatico. Da abbinare a un'insalatina di verdura cruda. Giudici, che dite? Beh, mi piace molto la sua manualità, ha usato il mini pime, poi ha rimesso tutto a posto, anche il filo, e l'ha messo lì. Come faccio io? Sì, sì. Ma voglio dire, niente male, con i tempi che ci sono, esatto. Sì, io ve li ricordo, infatti lei aveva già cotto il pesce, il pesce così in filetto qua, cioè, velocissimo, facile. Questo è un pesce da blog. Sì, questo è un pesce, sì. Che vive nell'acquario blog. Sì. Perché, vabbè, sì, per la versatilità, perché lo fai in qualunque modo, lo puoi fare, vabbè, con le verdure, con la frutta, come questa dicevi frutta tu. Va di moda, la frutta, sì. Mi piace il branzino, Riccardo. Al ristorante. Fatto semplice, pomodorino di Friggenio. Ci fa messa a spigola, Riccardo, c'ho delle spigole meravigliose, falle come te pare. Al sale, sì, quando così. È buono, vabbè, al sale. Hai notato che adesso, in tutti i ristoranti, branzino o spigola, no? Ha preso il posto della sogliola.
Una volta, sempre sogliola. Sì. Scusatemi, scusatemi se vi interrompo, ma manca un minuto. Quindi voi forchetta alla mano, loro piatto alla mano. Allora, presentazione da ristoratrice quasi, invece che da nuotatrice. Cipollina caramellata alla scorzetta di arancia, con filetto di branzino scottato, sale, pepe e pancetta. Bene. Qua invece, ah, già pronta, tutto pulito. Visto? Da sposare, guarda. Fortunato ragazzo. Filetto di branzino in crosta di mandorle con doppia vellutata. Siete pronti? Sì. Sicuri? Claro. Sì. Allora, molto, molto carine le due presentazioni. In tempo, pulite, brave. Ammazza, ragazzi. Brave, molto, molto brave. Questo lo posso dire. Allora, questo è il piatto di Vittoria. Doppia vellutata, piselli e carote con branzino in crosta di mandorle. Bellissimo da vedere. Sì. Già la creatività qua. Ah, la togli la buccia. Sì. Allora, ti dico cosa preferisco tra i due, perché da questo lato, quindi sul lato sinistro, con questa crema verde è buonissima, molto particolare, mandorla ovviamente si sposa benissimo, non amo molto invece il condimento dell'altro lato, quindi avrei preferito farlo solamente con questo di sinistra. Bilancio solo lato A, sì. Niente lato B. Solo lato A. Allora, io vado avanti da questa parte, da questo lato. Ma la pelle non la mangiate, io l'adoro. Più croccante. Dunque, qua stiamo vedendo un'operazione chirurgica effettuata dal sottoscritto con un bisturi numero 6. Allora, proviamo un attimo. Sì? No? Sì? Dai, un atto interessante non avrei mai ordinato, però buono. No, non c'è un piatto di quelli che hai mai assaggiato che mi hai detto l'avrei ordinato. Sì. Di prima. Grazie. Allora. Allora, i colori sono molto carini, anche questo grigio in mezzo con questa combinazione. Piacevole. Sentiamo questo. Ti piace come è presentato questo? La presentazione è sì, anche le mandorlette che danno quella nota croccante che sennò mancherebbe qui. Effettivamente devo dire che la carota è un po' debole. E è una dolcezza che non combina, mentre questa combina il pesce cotto bene. Bene. Piatto di Cinzia. Filetto di branzino scottato alla pancetta con cipolla deglassata all'arancia. Agrodolce definirei. Sai cosa ho notato? Che entrambe l'hanno servito al contrario, tra virgolette, che normalmente si trova sempre servito. Brava, ma lo giri lato. Tu. Te lo giro io. Pare di giro tutti e due. Sono momenti questi. Sì, c'è un silenzio. È un si sente il ottimo, esalta da morire il sapore con questa pancetta, anche l'arancia, scusami, sì, no, l'arancia e anche la cipolla caramellata, va molto bene, non è neanche troppo dolce. Allora, attenzione perché io non so qua dove cogliere. Assaggia se posso. Sì, prego. La parte di destra. Questa? Sì, che è la parte più alta del filetto. Va bene. Così mangiano bene i miei giudici. Va bene, giusto. Prendo questo. Aggiungo il cipollaus. Aggiungo. Chi l'ha caramellato? Simone Ruggiati? Questo l'avresti ordinato? Te dove c'è la pancetta col pesce lo so che... Non capisco proprio la grammatica del piatto. Devo dirti un po', è cotto molto bene, però
sento molto la pancetta, il pesce meno, non saprei proprio. A Riccardo gli fanno la spigolina di pescato sotto sale col filo d'olio. Presentazione eccellente. Eccellente, sì. A me piace molto l'idea del pesce insieme al maiale, perché è mare Pinetta, come dico io. Sì, Mario Monti. Io Mari o Monti, però ormai. Eccellente con questa cipollina caramellata. Vedi? E chi te l'avrebbe detto? L'arancio, questa punta di acidità. Adesso gessetto da 1 a 5 e il piatto di vittoria. Quello quindi adesso? Sì, il filetto di branzino con crosta di mandorle con purea di piselli e carote. E adesso il piatto di Cinzia, filetto di branzino scottato, anzi porchettato come si dice spesso in questi casi, con cipolla agrodolce all'arancia. Ammazza. Perfetto. Cinzia vince per 12 a 10. Pochissimo. 26 a 20. Ho visto gare ribaltarsi con la prossima prova. Cinzia deve ancora scegliere. L'applauso mi sa che era per entrambe, perché siete state veramente brave. Allora, qua si parla di presentazione. Sceglieresti una mousse o rivisitare una purea? Siccome sono sciociara e noi abbiamo la cultura di recuperare quello che avanza, vado con la purea. E a noi ci piace. È la purea l'ingrediente della prova di presentazione. Una purea, vista così, non può sembrare un granché da presentare, ma con tutti questi ingredienti, mozzarella, porro, latte, senape, mortazza, come dite a Roma, si può fare qualsiasi cosa. Vi do 6 minuti di tempo, gli ingredienti sono questi, non dovete entrare in dispensa. La vostra fantasia, ricordate che è la visiva la prova, quindi stupiteli all'occhio, non tanto nel contenuto. Pronti? Via! Che ci fate con la purea? Cinzia. Io faccio delle polpettine ripiene da servire con della salsa alla senape. Ripiene di cosa? Di mozzarella e mortadella. Buone. E il pane? E il pane non lo utilizzo, utilizzo il pan grattato per fare appunto la panatura. La panatura, esatto. Ti lascio lavorare. Grazie. Qua invece? Faccio una vellutata di patate e porre con i crostini di pane croccanti. Quanti mix e immersioni hai a casa? 12? Troppi. No, bene, ci piace, ci piace. Porri e patate. Sì. Cioè il fidanzato che arriva a tavola e fa: ah, stasera mi mangio una bella scenetta e prende il kit di cannucce. Tutto liquido. No, no, sto scherzando, ci piace. Sentiamo cosa potrebbero farci i nostri giudici con la purea di patate. Beh, io guarda, con quei due fazzoletti di mortadella ti devo dire che me li metterei in faccia così. Oh, bello. Dopo questo. È una battaglia persa. Una battaglia persa. Ma io, si può farmi le cose, ma lì sul tavolo ho visto mozzarella, ho visto mortadella, salumi. Allora, prendete delle zucchine, le spuntate, le tagliate a metà per lungo e le scavate un pochino con lo scavino o con un cucchiaino da tè e le tuffate in acqua bollente salata o a vapore per 3 minuti circa. Non devono cuocersi tantissimo, devono solo ammorbidirsi. Poi al purè di patate aggiungete i dadini di salume, in questo caso mortadella, la mozzarella, un po' di pepe, un po' di sale, un po' di formaggio grattugiato e magari delle erbette a piacere, che ne so, del timo tritato. Con quel composto poi farcite le zucchine e le andate a infornare sotto il grill per 5 minuti in modo che la purea diventi un po' croccante e faccia sciogliere sia mozzarella che salumi che ingrassano e danno sapore. Molto carine, delicate, tutto vegetariano a parte il salume che potete eventualmente evitare. Buone, in 5 minuti. Chiara, quante puree crocchettate, porchettate? In realtà il riciclo più usato è sempre quello del gatto di patate, perché è un classico, nel senso che ti rimane il purè e qualunque altra cosa hai magari in frigo, dalla pancetta al prosciutto, a qualunque cosa, mozzarella, formaggio, lo unisci, lo passi nel forno e viene sempre buono. Com'era fiammetta in napoletano che hai detto prima, la pasta
Secchio e munnezza. Diciamo che oggi è la puntata secchio e munnezza in questo caso, ma... perché no, è bello, perché si ricicla tutto. Però secondo me dovrebbe essere un obbligo in casa di avere sempre della purezza, che si può fare, perché è una cosa sublime. Io la farei e poi anche la surgelerei. No, ha detto una cosa giusta però, Fiammetta, perché a volte vedo le persone che fanno bollire le patate, però la purè poi la lasciano in frigo, compresa mia mamma. Si crea solanina, è pericoloso, quindi se si fa, si fa raffreddare subito, magari in piccoli sacchetti, e poi si surgela. Altrimenti del purè che rimane non si potrebbe fare una specie di rosti buttato in padella così, ta, che lo giri, tipo un hamburgerino di patata. Un hamburgerino di patata cattivo. Che fa il purè di patate. La patata si adatta a tutte le preparazioni, sì. Cucina. Ci vuole, è fondamentale. Sì. Non ridere, Riccardo. Sede che arrivi il primo. Allora. L'olio era troppo freddo. Ah! Fatti allora, perché? Guarda un po' che succede qua. Si accende il gas. No, io non ho fatto niente. Si è spostata da sola. Ci sono i fuochi piccoli. Per un pentolino piccolo c'è il fuoco piccolo. Per un pentolino grande c'è il fuoco grande. Lei frulla. Vi vedo bene insieme. Ora lei è già finita. Però vedo bene in casa. Che fai? No, niente. Sto preparando il caffè. Basta fare dopo, niente. Tu dici spine. Allora, qua abbiamo porro sbollentato e rosolato con il pane. Sì. Ok. E quello sarebbe da il sopra della... Esatto. Ok, avete un minuto scarso, vi dico, quindi pensate a impiattare anche... Ah, era freddo, ma tu l'hai buttato ugualmente, dici. Cosa devo fare? Che fai? Olio e senape? Sì. Guarda, sempre perché non ti posso aiutare. No, dice... Ah, ti serve... No. Per emulsionare. Quindi hai messo la mortadella a dadini. Sì. La mozzarella. La mozzarella. Ho dimenticato il prezzemolo. E poi questa senapina da poter zuppare le polpettine. Per pucciare, diciamo, la dip per le polpette. Esatto. Ho capito. Bene. Ecco qui. Ma stiamo friggendo, mancano pochissimi secondi. E ti aiuto. Grazie. È sporco? Mi dai il panno un attimo perché... qua. Cinzia, mi impiatti? Sì, sono crude ancora. Allora, sì, guarda, giusto perché... Diciamo che non è che è finito il tempo, ma la nostra giuria spesso perde un po' la pazienza. Io faccio una cosa, mi permetto. Va. Perché sai com'è quando sei a tavola, no? Se devi aspettare, sì, poi perdi la pazienza. E allora uno dice, va, per tenerseli buoni. Ammazza, ragazzi. Grazie, Simone. Non sa mai. Guarda, non te la prendere con calma, però, Grazie. Prego. Stop. Ok. Stop. E non rifiutano mai. No. Giustamente. Tanto non devono assaggiare, ma è l'idea che conta. Anzi, la forma, il colore, l'altezza. Vi lascio guardare, vi lascio mangiare la mortazza, magari me ne faccio una anch'io durante la pubblicità. Siete qui, Cuoco e Fiamme! Bentornati a Cuochi e Fiamme, 26 a 20 per Cinzia. Ultima prova effettuata, la prova consisteva nel ripresentare, elaborare un purè di patate, magari rimasto, e hanno preparato una vellutata con crostini di porri e pane. In questo caso Cinzia ha fatto delle crocchette con mortadella, mozzarella e una salsa dip alla senape dolce. Dip. Dip. Per insuppare. No. Ah.
Allora, intanto ti dico che l'idea è carina e originale, perché pensare ad un purè rivisitato in questo modo è una cosa sicuramente anche utile da fare. Mi piace anche molto la presentazione perché è essenzialissima, molto pulita, semplice, bella. Riccardo. Io devo dire, dico una frase alla Chiara Maci, avrei preferito un piatto nero sotto, visto che dentro è blanche, così lo vedevo più. Hai capito? Riccardo Rossi per la prima volta ha commentato, criticato l'assemblamento di colori. Piano piano, grazie. Grazie. Nel mezzo qua, piano piano viene. Piano piano. Tuttavia devo dire che non capisco che cosa ho davanti. Sembra quindi un dolce, mi sembra uno yogurt. È un po' migliorato, però poi diciamo che ritorna. Il lupo perde il pelo, ma non il mio. È un po' misterioso, no? Nel senso che in questo vaso quasi potrebbe essere un vaso con la sabbia, tipo fiori. E non capisco molto che si tratti di una purè. La presentazione però è volenterosa. E la parte croccante sarà certamente buona. Lo trovo molto freddo però come piatto, il contrario del comfort. Ho capito. Crocchetta filante. C'ha un nome? Crocchetta filante. Perfetto. Guarda, io diritto. Crocchetta filante. Semplicità per eccellenza. È bellissima l'idea, secondo me, anche la presentazione con questi stecchini. Però peccato solo per la frittura. Però l'idea è bella, anche come colori, si sposano tutti bene. Era molto zen, quindi ho riportato la zennata, diciamo. La zennata. Io devo dire che questo è il piatto che, col fatto che ha questi spiedini così, mi viene proprio voglia di farci il giocoliere. Con un dubbio, riesco nel tragitto dal piatto alla bouche a fargli fare un giro in questa dip di senape, come l'hai chiamata tu? Prova? No. Non ce la fai perché quindi è troppo. Non era una domanda, ma era esatto, un. Quello è l'unico dubbio. Per cui a me in realtà questo piatto mi stuzzica molto. Riconosco che non è venuto molto bene questa, la mangerei per prima, così le altre due rimangono carine. Capito? Tema: descrivete disastro in cucina. No. Purtroppo è successo un incidente. Sono incattiviti. No. La mortadella non gli è piaciuta. È successo un incidente in cucina. Una brutta notizia mentre si preparava la cosa. Però l'idea è molto ghiotta e la presentazione anche è molto carina. Idealmente, platonicamente parlando. Bene, quindi pensate principalmente alla presentazione, perché quello era il tema della prova, e cominciate a votare da 1 a 5 il piatto di Vittoria. Quindi la presentazione, non la fattura, mi stai dicendo tu, caro Simone? Non la fattura. La presentazione, esatto. Ok. La crocchetta di riciclo con salsa senape di Cinzia. Pochino, posso essere più generoso. Da 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 da. Vince 37 a 31 Cinzia, perché questa gara è andata in parità. Il fidanzato a casa, cucinerai per lui di continuo, magari non tutto frullato, qualcosa di ciccioso. Hai vinto un bel kit, grazie, così fai tutte le formine, l'intagliere, così, grazie, la valigetta di fuoco in fiamme. Adesso andiamo a mangiare i vostri purè di patate. Oh, vediamo sti purè. E io vi saluto, tornate, Cuochi e Fiamme vi aspetta, ciao. Allora, proviamo. Sono morte, volelle. Occhio. Ce l'ha fatta. Ce l'ha fatta? Sì. Però la mangerei perché mi sembra un po'... Ma che non la mangerei? Com'è? Buona. Non è frutta bene? Buona. Buona. Ma frutta bene è buona. Poi ci fammi provare questa pure qua. Ma si sente poco. Ah.
Ma questo altro non si può.